Paola Farinetti, buonasera. Ciao Livio, ciao a chi ci Ciao, ascolta. Eccoci qua a parlare di attraverso. bentornata a raccontare di Attraverso Festival nel programma 2021, come ogni festival, anche qui ovviamente si riparte. Però prima di parlare di questa ripartenza, Paola Farinetti, tu che hai ideato e hai la direzione artistica di questo festival, facciamo un passo indietro, andiamo all'idea che ha fatto nascere da questa parola attraverso, per l'appunto, questo festival. Da che cosa nasce? Allora, innanzitutto preciso che la direzione artistica è mia, insieme a Simona Ressico, sin dall'origine siamo alla sesta edizione. L'idea, guarda, è molto semplice, quella di realizzare un festival emozionale ed emozionante che metta insieme la bellezza dei luoghi, che sono i luoghi di Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese, quindi tutta la fascia sud del Piemonte, a spettacoli, incontri, concerti che siano giusti e adatti per quel luogo. La nostra ambizione è far scoprire anche quei luoghi un po' segreti, piccoli del Piemonte, ma meravigliosi, con castelli, corti, insomma, forti, come nel caso di Gavi, che magari vengono dati un po' per scontati, no? Visto che sono dietro l'angolo quasi, ma che in realtà non conosciamo. Noi ci vantiamo, ad esempio, di aver, come dire, acceso i riflettori, ad esempio, sull'Ibarna, che sta a pochi metri dall'outlet di Serravalle Scrivia, che è frequentatissimo e conoscono tutti, ma quasi nessuno purtroppo conosce questo straordinario sito archeologico che ha un'importanza, non dico come quella di Pompei, ma insomma ci avviciniamo, che era un punto di raccordo fondamentale nella geografia dell'antica Roma, di passaggio proprio tra l'Italia, la penisola italiana e il resto d'Europa. Ci sono dei resti straordinari con un grandissimo anfiteatro, una vera e propria città che appunto è Libarna. Ed è curioso come appunto se tu citi l'outlet di Serravalle Scrivia, insomma tutti sanno dov'è, ci sono passati almeno una volta, desiderano andarci, ci sono i pullman di russi che vanno a fare gli acquisti, e poi a pochi chilometri c'è una meraviglia assoluta che se probabilmente vivessimo in Francia sarebbe valorizzata in massimo grado e che invece poche persone conoscono. E qui andiamo a raccontare l'edizione 2021 di un festival che ha un calendario veramente molto lungo, Paola Farinetti, perché è un Sì, calendario molto guarda, lungo su diversi luoghi. sì, su tanti luoghi, come dicevo prima, poi Certo. normalmente noi ci attestavamo sulla fine di agosto e la prima settimana di settembre, quest'anno ci siamo sparpagliati veramente su tutta l'estate, tant'è che il primo appuntamento ufficiale è quello di Morbello, che sta in un piccolo paesino bellissimo che sta in provincia di Alessandria, quindi nel Monferrato Alessandrino, domenica 4 luglio con Ascanio Celestini, che porterà un suo reading super attuale perché si intitola I parassiti, un diario nei giorni del Covid-19, no? Sono parole, commenti, pensieri che Ascanio ha scritto proprio nel periodo di confinamento che tutti abbiamo vissuto, una riflessione su quando eravamo tutti appesi ai grafici, all'Italia colori, ai numeri dei morti che erano soltanto una massa indistinta fino a quando non ne conoscevi uno di quelli che sono morti, insomma. Quindi è vero che del Covid non se ne può più probabilmente, ma anche è anche vero che una riflessione anche dal punto di vista artistico è importante proprio perché riusciamo ad elaborare quello che abbiamo passato. E in qualche modo di Covid, ad esempio, parlerà anche Massimo Ricalcati. Attaccati, uno dei massimi filosofi psicanalisti italiani, che sarà con noi per due appuntamenti, uno il 30 agosto all'Auditorium Orzowski di Monforte, che è un posto meraviglioso, questo auditorium circondato dalle colline del Barolo, e lì a Monforte Massimo Recalcati parlerà dell'amore ai tempi del Covid, cosa è cambiato proprio nei rapporti sentimentali.
Le statistiche ci dicono che ci sono stati tanti divorzi, ma io so anche perché conosco personalmente che ci sono stati degli innamoramenti durante il Covid. Quindi, insomma, sarà interessante sentire il parere di Recalcati, il quale poi a Gavazzana, e qui ci spostiamo di nuovo nell'Alessandrino, che Gavazzana è un piccolo borgo. Che una volta era un paese indipendente, adesso è legato a Cassano Spinola. Siamo sempre dalla parte del famoso outlet di Serravalle Scrivia. E lì Recalcati parlerà invece di un altro tema fortissimo: giovani e Covid. I giovani, sicuramente quelli tra gli 8, i 10 e i 18-20 anni, sono stati quelli più fregati dal Covid, no? Perché hanno perso degli anni che sono irripetibili nelle vite. Per me, per te, probabilmente un anno certamente non è uguale all'altro, ma insomma possiamo sopportarlo, no? Per loro, che è l'età delle scoperte, delle prime volte, di un sacco di cose, è stato un trauma fortissimo che probabilmente pagheremo negli anni a venire. E quindi Recalcati a Gavazzana parlerà proprio di giovani e Covid, cosa è successo, cosa comporta e via dicendo. Raccontare di un festival non significa, Paola Farinetti, semplicemente citare i nomi conosciuti, no? Perché sarebbe molto facile anche raccontare un festival attraverso i nomi conosciuti, che ben vengano ovviamente, ma anche organizzare, preparare, pensare un festival, come attraverso festival significa arrivare i nomi conosciuti, però partendo su un concetto di sostanza, no? Sì, guarda, Dove. sentivo prima che citavi Anima Festival, che è un bel festival, che è un festival classico, no? Nel senso che è un festival che ha unità di luogo e di tempo, no? Si svolge da A in uno stesso posto, che è bellissimo, questo auditorium che hanno costruito i fratelli Chiarlo. Chiarlo, no? Chiarlo, che è un luogo suggestivo veramente bellissimo. Però è un festival classico, no? Ha l'unità di luogo e l'unità di tempo, che sono in genere le caratteristiche principali di un festival. Noi invece facciamo un festival che si svolge in un periodo di tempo molto lungo, appunto dal 4 luglio al 5 settembre, e in tanti luoghi diversi, no? In tanti luoghi che sono anche, pur appartenendo tutti al Piemonte, essendo tutti belli, declinati in un modo diverso, ma tutti belli, sono appunto luoghi diversi. Si parla tanto di unità, di fare gruppo, però poi l'Italia stringi, stringi, è il paese dei campanili, no? E ognuno vuole fare più meglio, e, insomma, in modo più bello del proprio vicino. Quindi il fatto di fare proprio questa costruzione che prevede circa 20 paesi di tre province, di quattro territori che si mettono insieme, non è semplicissimo. Implica un lavoro che dura veramente da un anno all'altro, perché per ogni paese che entra a far parte della quella che noi chiamiamo della famiglia di attraverso, noi andiamo a fare un sopralluogo, vediamo i posti, cerchiamo di capire cosa può essere la proposta più adatta per quel tipo di location, per quel posto. Conosciamo il sindaco, l'assessore alla cultura, il presidente della Proloco, il genius loci, l'appassionato di quel paese, e con loro discutiamo per capire qual è la proposta più corretta che si può fare in quel posto, declinandola insieme alle altre iniziative, ma rimanendo fedeli alla linea artistica del nostro festival, che è quella di fare nomi importanti, ma di non fare grandi numeri. Cioè, a noi interessa che questo sia un festival in cui il pubblico in qualche modo si senta veramente parte integrante del festival stesso. Io lo dico sempre, abbiamo probabilmente il più bel pubblico del mondo, perché è un pubblico che viene da noi convinto, e ha ragione, di in qualche modo essere parte fondamentale di quello che avviene anche sul palcoscenico. E perché siamo in posti strani, perché magari per arrivare a Capanne di Marcarolo
a venire a sentire Stefano Mancuso, che è questo scienziato del... Insieme del con campo. Alessandra Viola. No, quello è un altro spettacolo, quello è scusa. Uno due trash che viene a Tortona. Ti sto parlando di Capanne di Marcarola, ah, sì. Questo posto pazzesco che sta sull'Appennino piemontese, in linea d'aria a 10 chilometri da Genova, un posto dove non prendono i telefoni, insomma molto selvaggio. E per arrivare lì deve camminare un po', appunto, deve accettare che il telefono non prenda, però viene a fare qualcosa di unico, no? Ad esempio noi lì, appunto, ci sarà, come ti dicevo, Stefano Mancuso, che è colui che ha scritto la Costituzione delle piante, uno dei più importanti biologi, scienziati italiani, e poi ci sarà un concerto di Mara Redighieri degli Usmamò, che da tempo lavora proprio sull'idea di Appennino, sulle persone dell'Appennino. E quindi, insomma, è una cosa speciale, una cosa che non puoi vedere da altre parti. Ma anche queste lectio magistralis, queste conferenze che vengono a fare da noi, come ti dicevo, da Massimo Recalcati a Umberto Galimberti, a Pier Giorgio Di Freddi, a Alessandro Barbero, sono degli unicum in qualche modo. E quindi... E in questo senso ritorno a quello che ti dicevo all'inizio del festival emozionale. E proprio nella costruzione del festival e nella scelta del programma, certo, non mi nascondo dietro un dito, i nomi sono importanti, il fatto di avere Paolo Fresu, di avere gli Extra Liscio, di avere i pensatori che ti ho citato prima, Monio Vadia, Mario Tozzi, Fausto Paravidino, Vinicio Capossela. Insomma, sono dei nomi importanti, ma non sono dei nomi di un elenco, sono dei nomi pensati per il posto che li ospiterà. Ti faccio l'esempio di Capossela. Capossela farà un progetto speciale che si chiama Bestiale Comedia, che è un concerto dantesco nell'anno dell'anniversario della morte di Dante, dei 700 anni. Ma Vinicio ha proprio voluto, lui l'ha chiesto espressamente, di farlo al Forte di Gavi. Quindi sono delle cose in qualche modo speciali. Eh sì, perché il luogo conta, quella che noi adesso in maniera un po' affrettata chiamiamo location, ma il luogo esprime molto, e quindi se Capossela chiede di farlo in un certo posto non è sicuramente per un vezzo. C'è anche un po' di milanesiana, per così dire, con la presenza di Elisabetta Sgarbi attraverso Festival, insieme con gli Extra Liscio, che sono sicuramente uno dei fenomeni più straordinari della musica. Eh beh sì, Elisabetta è stata quella che ha creduto fortissimamente negli Extra Liscio, li ha portati fino a Sanremo, ci ha fatto sopra un film che è proprio nelle sale in questi giorni, e quindi invitando gli Extra Liscio abbiamo chiesto anche a Elisabetta Sgarbi di fare un incontro alle 18 proprio prima del concerto, perché sicuramente è una figura di donna interessante, perché è una sorella di, e non è facile per una sorella di trovare il suo posto nel mondo, e lei caspita se l'ha trovato a dispetto di tutto. Lei era una delle, insomma, dei capi, delle anime della Bompiani, quando la Bompiani poi è stata, come dire, assorbita dalla Mondadori, si rischiava di fare un monopolio, diciamo, berlusconiano per quanto riguarda l'editoria. Lei, insieme a un pugno di altri, Umberto Eco, che adesso non c'è più, ma Sandro Veronesi, ha inventato dal nulla una nuova casa editrice, che è La Nave di Teseo, che è sicuramente il terzo polo, no? nella geografia delle case editrici italiane, e lo vediamo dalle uscite che, insomma, sono continue, a getto continuo, si sta veramente posizionando benissimo, no? Ed è interessante il fatto che sia donna, no? Si parla tanto di donne, tra l'altro un'altra delle donne presenti sarà al nostro festival, sarà Michela Murgia, che, come dire, della battaglia sul femminile, sui numeri delle donne, ne ha fatto veramente una bandiera. Ecco, il fatto che Elisabetta Sgarbi sia una donna, in più una sorella di uno piuttosto ingombrante come Vittorio Sgarbi, e ciò nonostante sia riuscita a creare la sua identità precisa e con questo successo, è sicuramente una bella storia da raccontare a prescindere. Un'altra voce femminile è quella di
un nome che fino a poche settimane fa non, nessuno conosceva e adesso sta girando l'Italia in un tour emozionale, veramente straordinaria, la presenza di Ilaria Gaspari. Sì, Ilaria Gaspari è un appuntamento che facciamo insieme alla Fondazione Mirafiore. Tu sei venuta l'altra settimana a una delle passeggiate organizzate dalla Fondazione Mirafiore, e questa nella fattispecie sarà l'ultima del programma della Fondazione Mirafiore. Ilaria Gaspari, come la definisco io, è la filosofa rock, super titolata, studiata alla Normale di Pisa, alla Sorbona, in Germania. Ed è, ha una capacità di scrittura, secondo me, straordinaria, perché veramente avvicina a tutti il discorso filosofico e come lo fa, parlando di sé poi alla fine, facendo moltissimi esempi che riguardano la sua vita personale e che poi è la vita di tutti, no? E ci racconta attraverso questa vita segreta delle emozioni e ci insegna a non vergognarci delle emozioni, a tirarle fuori. Ed è un bellissimo libro, una bellissima lettura, e farà questa passeggiata letteraria raccontandoci il suo libro e leggendoci degli stralci. E Poi adesso un'altra per donna essere... presente è Prego. Dorghezzi anche. Dori Ghezzi che avrà una serata dedicata ovviamente a uno sguardo A su De Fabrizio. E con lei ci sarà anche Francesca Serafini, che magari il nome non dice tanto al grande pubblico, a te sicuramente sì, che è un'autrice televisiva e anche Certo. un'autrice di libri, perché è uscito da poco anche lì il suo romanzo giallo, sempre con La nave di Teseo, guarda caso, ed è stata una delle autrici dello sceneggiato in due puntate, mi pare, è andato in onda tre anni fa, mi pare, su Rai 1, proprio dedicato alla figura di Fabrizio De André, che ha avuto uno straordinario successo. Quindi la presenza di Francesca Serafini insieme a Dori Ghezzi non è casuale. Ricordiamo Francesca Serafini col suo romanzo Tre Madri, ed è un romanzo che Esatto. racconteremo Tre proprio tra... Madri, che ha un titolo non a caso anche lì De Andreiano, perché sì. rimanda alla canzone della Buona Novella. Sì, e noi lo racconteremo prossimamente. Adesso per un'informazione di servizio, ovviamente bisogna prenotare ancora di più in questo tempo e la prenotazione passa attraverso proprio il sito, attraverso festival.it per ogni appuntamento. Basta cliccare sulla prenotazione e sarà molto Sì, molto poi semplice. abbiamo anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, e mi piace ricordare anche una pagina YouTube dove potete vedere alcune delle cose, ad esempio, che abbiamo fatto l'altro anno. C'è una già vistissima Lectio Magistrali sulla peste di Alessandro Barbero, che fece l'altro anno a Monforte, c'è Galimberti, c'è Ri De Luca, insomma. Si possono vedere un po' di cose che abbiamo fatto nel Festival Attraverso 2020. Tra l'altro Alessandro Barbero sarà nuovamente ospite A del festival su Terasso. una conversazione con una conversazione su Dante, quindi sarà un altro successo su YouTube e non solo, perché Alessandro Barbero ormai è un inarrivabile leader di YouTube, come se fosse un giovanissimo, e questo... Io lo presento sempre come la rockstar della storia, no? Perché veramente è un personaggio che, in modo semplice, perché lui è una persona super Estremamente intelligente, semplice. ma super semplice, riesce evidentemente a toccare delle corde, delle persone forti, no? Perché veramente ha un seguito pazzesco. Fammi fare anche pubblicità, magari ne avete già parlato, nel senso lui, Prego. al di là del suo lavoro di storico, proprio qualche mese fa, ma neanche tanto, ha pubblicato con Selleri un suo romanzo storico, che è Alabama, che invito a leggere perché è bellissimo. E leggendo quel libro dici: ma cavoli, ma sto Barbero veramente c'ha 7.000 qualità, perché oltre a essere uno storico importante, preciso, è uno che sa scrivere la letteratura, è un romanziere di razza, non a caso infatti
col suo primo romanzo storico qualche anno fa aveva vinto il premio Ed è Strega, stato veramente devo dire. un caso letterario importante perché ha dato una svolta anche allo sguardo sul premio Strega e quindi un nuovo modo di raccontare e di scrivere per Alessandro Barbero, che è veramente, se si guarda su internet, la sua produzione libraria è veramente straordinaria, anche nelle cose più leggere o apparentemente più leggere, perché la capacità di scrivere veramente di cose straordinarie, anche da un punto di vista di estrema curiosità. Prima di salutarci, Paola Farinetti, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Guarda, sto leggendo tante cose contemporaneamente. Ho letto qualche giorno fa Borgo Sud, che tra l'altro è uno dei finalisti Di al premio Donatella di Strega. Pietrantonio. Esatto, che ha anche quella, caspita se sa Hai scrivere, voglia. veramente. Ho finito ieri proprio Un'amicizia di Silvia Vallone, che sarà una protagonista Alle passeggiate del letterarie. Paese Letterario, sarà il 3 luglio alla Fondazione Mirafiori, proprio a leggere Un'amicizia. Sto leggendo Tra l'altro un Giorno di romanzo anche molto Pasqua, estivo, no? Un romanzo che che è un si... romanzo, diciamo, facile. Sì, però profondo. Silvia Vallone racconta veramente questa storia di queste racconta ragazze. un'amicizia fortissima, come credo sia successo a tutti nel periodo adolescenziale, che porta delle tracce ancora nella vita adulta. Due tipologie di adolescenti molto diverse, una più, come dire, introversa, non risolta, attenta alla letteratura, e l'altra che sin da piccola desidera diventare qualcuno e poi diventerà un La influencer Rossetti. mondiale. Eh Esatto, sì. la Rossetti Ma in si ogni modo si sposerà. attraverseranno queste due ragazze. Sì, assolutamente, perché si capisce poi, soprattutto andando avanti con la lettura, si intuiscono le contraddizioni dell'una, che non è così monolitica nel suo essere, come sempre succede nelle vite delle persone. Nessuno di noi è solo un tipo, ma siamo tanti tipi diversi. E poi c'è anche un ritrovamento alla fine, che, insomma, un happy end che sta Lasciamo bene. ai nostri ascoltatori i prossimi lettori. Tra l'altro, ricordiamo la passeggiata letteraria di Silvia Vallone quando sarà alla Fondazione Il Mirafiori. 3 luglio alle 18, per prenotarsi bisogna, perché c'è sempre il Covid, non Non dimentichiamolo, dimentichiamo. e i suoi protocolli, e quindi il numero è chiuso e non possiamo accogliere tutte le persone che vorremmo, però qualche posto mi pare ci sia ancora, e quindi bisogna scrivere una mail a info@fondazionemirafiore.it, anche sul sito È la si stessa trovano cosa anche per tutte. l'ultima passeggiata, quella con Ilaria Con Gaspari. Ilaria Gaspari, sì. E finiamo, come dico io, finiamo in bellezza con due, non Due solo donne. brave, ma belle donne, perché sono entrambe due bellissime donne. Quindi finiamo in bellezza, brave e belle, no? Sai che c'è sempre luogo comune che se una è bella per forza deve essere anche stupida, no? Non è No, vero, eh si no. può essere belle e brave in egual misura. Grazie. E sia Ilaria Gaspari che Silvia Vallone sono così. Grazie davvero Paola Farinetti del tempo che ci hai dedicato qui per il nostro piccolo posto delle parole per raccontare il festival attraverso, ricordiamo in chiusura, attraverso festival.it e poi ovviamente su tutte le piattaforme social. Grazie e buon lavoro Sì, per il festival. grazie a te, Livio. Ciao Ciao. ciao, ciao a tutti.